Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore centenario. Allora, a questo punto la domanda, per chi non ti conosce ancora e poi nel tempo ti conoscerà molto bene, come lo descriveresti oggi centenario? Centenaro è Gianluca Centenaro, un cantante, un autore, un chitarrista e anche un insegnante, perché insegno anche chitarra e canto. Quindi faccio diverse cose sempre nell'ambito musicale. È nata come passione la musica quando avevo 16 anni, con qualche dritta da parte di mio nonno che mi ha insegnato, insomma, le prime cose al piano, e poi dopo io ho cominciato a suonare la chitarra. E da lì poi ho cominciato un percorso di scrittura di brani, di musica live dal vivo, e poi sono arrivato a collaborare con i Villaggi Bravo Club anche come piano bar, appunto nei Villaggi Alpi Tour, e poi a tuttora suono per le feste, eventi locali, oltre appunto a insegnare, a scrivere brani sia per me che anche per altri cantanti. Quindi faccio diverse cose, è diventata la mia attività principale con la musica. A questo punto parliamo dell'ultimo brano, come nasce questo singolo, mezz'ora, ma ci hai messo mezz'ora per scriverlo. Ci ho messo un po' di più, anche se l'idea principale, come tutte le canzoni un po' ispirate, arriva in poco tempo. Quindi l'ho scritto in una notte, in qualche ora, credo. E poi dopo l'ho ripreso nei giorni successivi, però essendo un brano autobiografico, solito è anche molto istintivo come incipit la scrittura. E soprattutto abbiamo detto appunto, questo è il nuovo singolo, ma tu vieni già da precedenti lavori. Come quando scrivi, nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure possiamo dire accidentalmente ti nascono insieme? Allora, a volte nascono insieme. La cosa più semplice come metodo di scrittura, invece, è scrivere prima la musica. Questa è anche un po' una regola un pochino universale. Poi non ci sono regole in realtà che bisogna rispettare, però la cosa più semplice sicuramente è partire da una musica con una melodia, un'armonia, una melodia magari cantata in finto inglese, senza parole, quindi immaginando, inventando delle parole, e poi dopo in un secondo momento mettendo il testo. A me è capitato di scrivere anche testo e musica insieme, mi è capitato di ricevere un testo magari che non ho scritto io e di fare una musica sopra, però sono stati casi rari. La regola di solito è prima la musica e dopo il testo. E abbiamo visto un video musicale dove più esserti la tua presenza è un po' ritrovata un po' lo stile anni 80 dove ci sono questi effetti colori di luci e l'utilizzo del testo più che altro. Quando nasce questa idea di questo videoclip un po', diciamo un po', non è detto retro, però un po' sul vecchio stile. Allora, è un lyric video, come adesso se ne fanno tanti, in stile anni 80, però sì, perché abbiamo voluto riprendere col mio grafico che si chiama Marco Cataldo, appunto si è occupato lui di questo lyric video. Abbiamo voluto riprendere un po' lo stile dell'arrangiamento. Adesso è tornato un po' gli anni 80, sono tornati un po' nella musica, no? E Mezz'ora è stato arrangiato da Filadelfo Castro, che è il produttore che mi segue da tanti anni. E che magari avete visto anche a Sanremo con Rita Pavone nel 2020, perché era il suo produttore e direttore d'orchestra. È lui che si è occupato dell'arrangiamento e che si occupa un po' di tutti i miei arrangiamenti degli ultimi anni. È stato fatto un tema anni 80, no? Quindi nel lyric video abbiamo ripreso questo. Abbiamo immaginato un tema, diciamo, nello spazio spaziale anni 80, dove appunto i colori, le grafiche e tutto riprende quel mood lì, quegli anni lì. E anche la copertina poi del singolo riporta anche questo stile. Esatto. E, però
Abbiamo detto appunto che anche in passato pochi anni fa hai fatto il primo disco vero, reale, che sensazione hai provato avere, non solo il fatto digitale, ma avere proprio la copia fisica in mano di un prodotto che poi quando suoni lo porti anche dietro. Allora, la copia fisica in realtà ancora non c'è, quindi non ti posso rispondere Ah. perché non è ancora stato stampato. Sì, c'è solo in digitale. È una cosa che volevo fare perché io suonando tanto dal vivo, effettivamente questa cosa qui di avere il disco fisico potrebbe essere una cosa, diciamo, intelligente da fare perché hai un po' di merchandising e poi facendo tante date, appunto, perché ormai i dischi si vendono più che altro dal vivo quando suoni. E quindi se tu hai modo di portare la tua musica in vari posti, avere un disco fisico potrebbe essere utile. E non l'ho ancora stampato, ho stampato in realtà sì, tanti anni fa ho stampato il mio primo singolo, che era Il tempo per noi è vita, erano due brani, e ho stampato in fisico, quindi ho in CD proprio fisico di quelli. Ma l'ultimo album, che si chiama Come me, che comprende 10 brani, uscito appunto un paio di anni fa. Quello no, quello c'è solo in digitale, lo trovate ovunque, però in digitale. Invece tu insegni appunto i ragazzi che ti chiedono consigli, ma soprattutto cercano di capire con le loro tue risposte come approcciarsi alla musica, soprattutto come vivere la musica. Qual è, secondo te, la tua sensazione e la tua risposta poi? Allora, la mia sensazione. Beh, oggi ci sono tanti generi poco suonati, quindi già è una fortuna avere ragazzini giovani che vogliono seguire il percorso, quello tradizionale, no? C'è cioè quello della musica suonata, quello che hanno un po', che stanno un po' riprendendo alcune band in realtà, no? Di recente, quindi è una cosa già. Rara, più rara rispetto magari a 20 anni, a 20 anni fa. Il consiglio che do io è sempre di seguire la propria indole, quindi i propri gusti, questo è sicuro. E poi se si va a suonare dal vivo, il mio consiglio è sempre suonare per gli altri e oltre che per se stessi. È vero che bisogna divertirsi, però la differenza la fa quando tu suoni con l'idea che hai davanti un pubblico che ti ascolta e non come se fossi in sala prove. Quindi bisogna dare qualcosa perché la musica è uno strumento emozionale, no? Quindi è un modo per portare delle emozioni e che sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è, nel senso che la differenza tra un musicista e l'altro non la fa solo la tecnica, la fa anche la comunicazione che ha col pubblico e il fatto che poi venga recepita la canzone che stai cantando, il testo che stai cantando, quindi un'emozione che tu stai cercando di trasmettere. Se riesci a fare questo, fai la differenza. Quindi io cerco di insegnare questa cosa qui, oltre chiaramente a seguire la propria indole e i propri gusti. Questo bisogna portare avanti sempre, non bisogna snaturalizzarsi, ecco. A questo punto ho parlato suonare al vivo, abbiamo detto appunto parlare al vivo. Qual è le tue sensazioni che poi quando qui inizi a suonare, inizialmente davanti c'è un pubblico comunque silenzioso, che poi quel silenzio che in fondo parla, emana energia, ma poi li vedi comunque accennare la canzone, sorridere, emozionarsi perché forse gli ricorda qualcosa e tu a volte non lo sai, non lo vedi direttamente, ma lo senti perché senti quell'energia che poi sei concentrato sul brano. Però qual è la tua sensazione che provi in quel momento poi alla fine? La sensazione del momento è di importanza e di stare facendo qualcosa che ha un significato importante. Ecco, quindi a parte l'importanza che uno prova, capisci che stai regalando veramente delle emozioni, no? Magari appunto canti una canzone che ricorda qualcosa, no? A questa persona, a queste persone, quindi gli sblocchi dei ricordi, no? Oppure canti anche quando canti i brani miei che magari hanno sentito per la prima volta in quel momento piuttosto che e si fermano ad ascoltare il testo, si fermano, cioè tu stai trasmettendo qualcosa, stai veramente regalando emozioni. Il lavoro di regalare delle emozioni diventa e quindi ti senti gratificato. Ti senti di avere uno scopo vero in quel momento e capisci un po' il significato di quello che vuol dire fare la musica, poi fare musicista. Perché poi è quello il significato,
È molto semplice, ma anche molto difficile, perché devi emozionarti tu per primo e poi riuscire a trasmettere questa emozione. Quando riesci a farlo, allora ti senti realizzato. E invece poi la gente che ti incontra, poi finito lo spettacolo, che ti incontra, che ti, oltre che salutarti e farti complimenti, ma a volte vedi quelle facce emozionate che ti dicono, non ti fanno la domanda, ma tu con la tua piccola risposta riesci a dargli ancora più felicità perché effettivamente sei riuscito a cogliere quel momento particolare. E a quel punto la tua sensazione e la tua reazione a quel momento. Ma guarda, lì si può dire una forma di felicità, no? Che la felicità ha tanti lati, ha tante facce, ma sicuramente in quel momento sono felice perché appunto veramente sei arrivato al cuore delle persone e il mezzo della musica, credo che sia uno dei mezzi con cui io mi esprimo meglio, mi permette di fare questa cosa, che magari con le parole, parlando normalmente facendo un discorso, no, con una persona non arrivi a sbloccare, non arrivi così in profondità, no, nel cuore delle persone, nell'anima delle persone, nella testa anche a volte, non è neanche perché ci vuole molto più tempo, invece a volte con una canzone riesci ad arrivare a questo, quindi quando arrivano a fine serata e mi fanno i complimenti, a volte mi dicono, ci hai cambiato la serata, ci hai dato una svolta a questa serata. Magari non se lo aspettavano perché a volte non sapevano neanche che io ero lì a suonare. Non tutti vengono apposta perché ci sono io, magari erano già nel locale, nella festa, nella situazione e ci sono trovati meno. E quindi dicono: cioè, non ce l'aspettavamo, ci è veramente cambiato la serata. È successo e mi succede spesso per fortuna, perché questo è il motore poi del lavoro che facciamo noi musicisti. Quando succedono queste cose è proprio il motore, no? Che ti trascina, ti fa andare avanti, ti stimola a continuare questo viaggio qui. Nella realizzazione dei due tuoi testi, preferisci essere un po' più all'italiano, dove il testo è prolisso, cioè molto descrittivo, oppure, come canti anche in inglese, utilizzare l'inglese, cioè il testo un po' più stringo, un po' più sintetico, per esprimere rapidamente ciò che si pensa. Io scrivo in italiano di solito, canto anche tanto in inglese, quindi sì, io capisco bene la risolutezza della musica, della lingua inglese e il fatto che sia molto musicale. Io scrivo in italiano perché la mia padronanza dell'inglese c'è, ma non è a quel punto, a tal punto da riuscire a scrivere i testi. Cioè, un posto li capisco bene, tutto, però preferisco appunto l'italiano. E nella lingua italiana è complicato perché effettivamente c'è tutta una ricerca delle parole, uno studio, un metodo anche lì nell'uso delle metafore, nell'uso delle immagini, nell'uso appunto anche del linguaggio che può essere più moderno, più classico, più poetico, più schietto, no? Quindi è molto, molto variegata la lingua italiana. Io scrivo in italiano per questo, ecco, perché è quello che mi riesce meglio. Ma tu spazi da tanti generi, perché abbiamo visto l'ultimo brano è un po' più dance, comunque un po' più ritmato, però non solo. Quindi fai bene a non essere, cioè praticamente non ti rappresenti più un genere, ma il modo in cui ti trovi ispirato suoni quel genere, abbiamo capito. Sì, l'ultimo brano è un brano un up tempo, si può dire, un up beat. Poi ho brani anche, per esempio, Mondo del mio disco, che sono più proprio ballate, no? Le classiche ballate, un po' vecchio stile. È L'amore che resta, per esempio, un altro singolo del mio disco, che è un po' il cantautore alla De Gregori, alla Vasco nel senso Selli, per dire, no? Di Vasco. Quindi sì, io spazio molto dal pop. Un po' più all'elettronico, magari come mezz'ora, mezz'ora è un brano molto, molto moderno come arrangiamento, a brani leggermente più classici. Quando suono chitarra e voce, tutto, diciamo senza arrangiamenti, è tutto più omogeneo. Quando invece andiamo a arrangiare, a volte ci piace sperimentare e quindi sì, ci sono brani diversi uno rispetto all'altro. E
C'è qualche artista in cui nel tempo poi ti sei accorto che comunque ti ha fatto crescere anche artisticamente, oppure comunque hai saputo cogliere quelle, non il copiare, ma fare tuo quello stile, quella sensazione e l'hai modificata in base alle tue caratteristiche. Ma io mi sono ispirato un po' a tutti gli artisti italiani, nel senso da Vasco a Ligabue, a Ramazzotti, a Neck, più che altro a quelli degli anni 90, no? Che poi ci sono ancora adesso, ma quelli un po' vecchio stile. Ah, rispetto a quelli moderni, ho colto, ho studiato un po' il linguaggio, cioè da Coez, per esempio, a quelli che fanno un po' più pop indie italiano. Ho studiato un po' il linguaggio dei testi, perché sono cambiati molto i testi, no? E quindi oggi hanno un modo di scrivere completamente diverso rispetto agli anni 2000 o gli anni 90, e quindi mi sono un po' ispirato a diversi in realtà. All'inizio, quando ho iniziato a suonare, ero ispirato ad Alex Britti. Alex Britti mi ha ispirato tanto, ma più che altro per il discorso chitarristico. Però poi dopo, e ascoltavo tanto Ligabue, dopo invece ho cominciato ad ascoltare di tutto, quindi anche musica internazionale, perché io ascolto tantissimo da Coldplay, Oasis, Robbie Williams, Ed Sheeran per esempio lo ascolto tanto negli ultimi tempi, anche perché anche lui ha uno spettacolo da solo, spesso va a chitarra voce con la sua loop station, e io faccio una cosa simile, tra virgolette, quindi mi ha ispirato anche per quello. Trovarsi sul palco, appunto, ma da soli con chitarra, voce, quindi se non hai voce è un po' complicata Sì. quella cosa. Puoi contare solo su te stesso, quindi devi sicuramente avere una forma di solito abbastanza prestante da quel punto di vista. Sì, io sono fortunato che non ho mai abbassamenti di voce, insomma, importanti, difficili, ho questa fortuna di natura, quindi mi va bene, ecco, a meno che proprio non sto male, ma di solito sono abbastanza sano vocalmente. E a questo punto progetti, oltre appunto a promuovere il singolo, progetti futuri, oltre a fare live, che è bello ascoltare e portare un progetto dal vivo, che sicuramente è molto più emozionante. Progetti futuri, ho in mente sicuramente un EP, o comunque dei singoli acustici. Volevo fare questo progetto, appunto, che è un po' ricordasse come sono nati i brani, quindi con arrangiamenti molto minimali, no? Acustici, che mi rappresentano molto, perché poi dal vivo sono sempre in acustico, e quindi avevo in mente questa cosa, che probabilmente si realizzerà l'anno prossimo, quindi questo è il progetto futuro principale. Allora, noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite. E a questo punto mancano soltanto due cose fondamentali: dove poterti raggiungere e ascoltare i tuoi brani e i saluti finali. Potete trovarmi come Gianluca Centenaro su tutti i portali, tutti i social, quindi da Instagram, YouTube, Facebook, e anche i portali online di musica, quindi Spotify, iTunes, tutti i maggiori portali, e il mio sito ufficiale è gianlucacentenaro.com, dove pubblico anche tutte le mie news, gli eventi, e quindi mi trovate ovunque scrivendo il mio nome. E saluti finali. Un saluto da Gianluca Centenaro, è stato un piacere e buon ascolto. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.